mettendo quello qui? Ah, attaccato con la corda, no. Da lì. Irwe? No. 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 Vai tifo, sta arrivando il nostro. Eccolo lì, Rocco Musolino, stava controllando i tempi. Infatti sì, sto guardando, ho migliorato qualcosa. Hai migliorato un po' manso per manso, sì, va bene. Ho passato 3 secondi rispetto alla seconda manso. Sta andando bene, dai. Perfetto, infatti si vede se è bello sorridente. Ok. Soddisfatto per la gara che ho fatto e ho abbassato ogni manche qualcosina. L'ultima manche ho fatto più tempo, siamo se non sbaglio secondi. Bene, bene. Dietro il germano che è imprendibile. Però siamo già vicini, sì. Siamo contenti. Perfetto. Voglio ringraziare un attimino, se mi consenti, i meccanici che mi danno sempre una mano, la famiglia, gli sponsor che mi danno la possibilità di essere. Quadriamo la macchina. Ecco. Qua l'interessa, così facciamo contenti anche loro. Ringrazio sempre te che sei presente nelle gare. È troppo buono. Ti voglio bene. Grazie a tutti quelli che ci conoscono, dai. Bene, grazie a tutti. Grazie, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Gruppo N, classe 1006, terzo classificato Lorenzo Anchellone. Secondo classificato, mi sa che questo è di casa. Beh, sento un tipo particolare. Lorenzo, dai, vieni a ritirare la tua coppa. Allora, premia il signor sindaco del comune di Bagalati. Secondo classificato, Rocco Musolino. Dove vai? Mettiti sul terzo posto. Dall'altra parte. Rocco Musolino, sempre della scuderia Spromonte. Secondo classificato. E vince sudando comunque questa vittoria.
Antonino Germano. Forza Nino, dai! Dopo 3 secondi di tempo ci apprendiamo. Ma questo è il gruppo N 1006. Passiamo al